Giusto, sì, sono già, anche se non sono entrato in città, sono già nell'atto 3. Bene. Da cosa partiamo? Quel Githyanki in asfera, chi è? Mi è dato domanda. Figlio della prima luna? Ah, è un principe Orpheus. E deve rimanere là? Coraggio. Come stai, Reed? Quite possible, I assure you. His power has been the source of your continued protection against the voice of the absolute. The power to disrupt hive mind communication. Cioè, cioè lui ci sta salvando, diciamo, anche se non vorrebbe. His mother to bring about the fall of the Illithid Empire eons ago. A power she passed on to coraggio, non essere sacrificato questo. Speriamo che lo però liberiamo quando distruggiamo il cervello là, che è l'assoluta. Vlakith declared herself queen of the Githyanki. Vlakith wanted his power, but Orpheus rose against her, and so she sealed him and his honored guard. Scontri assurdi, aiuto. Bound by tutto bene, tutto bene. Non mi lasci del magico, perché? Gente come Ederux, spiegaci il perché. Ah, meno di domenica tengo libero. Ok, mio bravo, ora riposa, tizio, mi raccomando. Ha detto e qual è il tuo potenziale? Non bastasse che avessi bisogno di eliminarlo, ora che solo ok, va bene. Mi sono sognato che ero in un dungeon con i miei alleati a cercare di battere dei goblin. Siamo riusciti a battere a malapena e poi Astarion si è talmente incavolato che voleva ucciderci tutti. Va bene. Sogno anche fantasioso. E poi Astarion da me praticamente non l'hai guardato, quindi non sono io che ti faccio venire gli incubi, ma gli altri streamer a cui stai guardando. Sentiamo il perché di Delux sull'anno 91. Anche tu eri impragionato qui. Chi è Black? Che Blackit voleva morto quando ce l'ha ordinato all'interno del prisma? Tu o Orpheus? Infatti. Questo. Ah, è Orpheus che voleva ammazzare. Quindi erano in due. In defiance of their teaching. Blackith was safe as long as they believed him to be dead. But as you can see, he is very much alive. Ma se noi ammazzavamo a questo la prima volta, che succedeva? Se ce lo permetteva il gioco, ovviamente. The prince was not killed. As you can very well see, he was imprisoned. She kept him this way because she was reluctant to eradicate such power. Power. Quindi questo poveraccio è imprigionato dalla dea Vlakith. Ok. Oggi del 91 è l'anno di Zemanlandia. Ok, sì, me l'hai detto. Cioè, ero sicuro che c'entrava col Foggia, però non mi ricordavo che era l'anno di Zemanlandia. Sta nell'atto 3, sì, l'ultimo atto. Tipo una quarantina di live dopo. Sì, abbastanza. Poi tra tutti, proprio a stare mi devo sognare. Anche tu eri imprigionato qui. Come ha fatto Gorta a scegliere tra i letti a scoprire l'esistenza del prisma astrale? A very good question. Very good question. One that I have been unable to answer. Non so dare una risposta. That Orpheus lives at all is ruinous to Blackith. She has done everything in her power to keep his existence a secret. That Gortash and the Chosen found out about it. Gortash, quell'altra, so, disgraziati non di poco conto. While my body was within the prison's bounds, my mind was free. I could resist the Elder Brain, the Chosen. Better yet, I can plan to. E lì gli va bene rimanere dentro. Perché noi siamo in un mondo etereo, dentro un prisma, dentro un oggetto. Lui sta qui così può proteggersi insieme a Orpheus. Ok, più o meno. Diciamo riassunto così. Ecco il buon nano. Facciamo un esso al caro nano per fuori. Taro, non ricordo. Taro. Non ricordo. Tu hai raccontato, l'hai guardato, sì. Ho letto tutto il manga e sto aspettando l'ultima stagione per vederlo con Lidietta. Però lo so il finale, anche se non me lo ricordo. Ma mi è piaciuto sostanzialmente, anche se alla fine è un po' un macello. Allora. Potremmo innovare. Cosa succederebbe se liberassimo Orpheus?
Buongiorno cara Zeldina, come stai? Stamattina è uscito in questo su Netflix, dove sta solo su Chanchirol, mi sa, attacco dei giganti. Orpheus c'ha a morte con noi, ovviamente, che lo stiamo tenendo lì. Aspetta. Appena libero ci attaccherebbe, ti resti costretto a ucciderlo per difendersi. Okay. Ho capito. Purtroppo dobbiamo tenerlo là soggiogato, allora. Basta SEO. Esatto, non capiscono che una volta che uno fa gli SEO, è inutile che un altro fa gli SEO. Però vabbè, un giorno educheremo questi moderatori. Chi è questo Cthulhu? Questo qui... Ah, ora ve lo spiego, aspetta. Tutto bene, quando ieri siamo andati a un concerto, diciamo, gospel, che era a Roma. Anche oggi c'è alle 18 a Roma. Ragazzi, bellissimo. Palazzo dello Sport riempito, 11.500 persone, ma un'esperienza, poi tutto gratis. Consiglio a chi è di Roma di andarci oggi, però deve andare prima delle 5 e mezza, sennò a rischio il tutto esaurito, come ieri. Infatti alcuni sono rimasti fuori. Veramente bello, bello. Penso che si trova anche online la replica, comunque. Ah, lo trasmettono anche in streaming. Anche in streaming lo trasmettono sul sito, lo sapete, se volete guardarlo. Infatti ieri hanno passato il link su WhatsApp. Molto bello. Su Chanchirol, sì. Questo tizio, praticamente, è il tizio che ci ha sempre aiutato da inizio gioco, che ci parlava nella mente e si è scoperto che è un essere tentacolare. Dimmi il nome dello spettacolo. Ora ve lo scrivo, così lo cercate su Google e penso trovate anche lo streaming. Tiè. Andate, andate. L'ho scritto. E questo qui dovrebbe essere tipo amico nostro. Sembra, prego, Zeldina, prego. Sì, ma mi arrivano le mail, mi chiude il gioco, ma sei impazziti? Cioè, chiude il gioco, mi toglie la... Un attimo solo, ragazzi. Devo fare una cosa. Mi è arrivata una mail importante. Faccio subito. Voi parlate, intanto. Voi parlate tranquillamente. Fare una cosina. Tutto purtroppo, ragazzi, ho tante le cose da fare in questa vita. Rispondo. Rispondiamo alla mail. Ok, ho fatto. Torniamo al gioco. Sto per tornare al gioco. Buongiorno Massi Dev, bentornato. Tra l'altro mi tocca andare al lavoro, sto un po' qui a divertirmi. Bentornato caro, rilassati qui con noi. Che lavoro fai di domenica, caro Massi? Caro multitask, sì, lo so raga, ogni tanto succede. La stamattina c'è un imprevisto dopo l'altro. Macchinista di treni, di cosa? Interessante. Buongiorno caro Salzone, come stai? Hai detto l'idietta che gli tocca tornare live? Sì, sì, lo so, lo so. E ci stiamo programmando come fare, insomma, il giorno giusto. Vi ricordo che penso già la prossima settimana avete qualche notizia, insomma, sulla live con l'idietta. Siamo in trattativa. Sto definendo il contratto. Ribio esercizio, va bene. Grazie per il lurk, il buon Ideki. Intanto, buongiorno, ne siamo al caro Ideki. Io sono ottimo per esercizi matematici, soprattutto sorribili, no? No. Bene, bene, caro Salzo, hai visto? Abbiamo raggiunto i 2K. Grazie, grazie. Allora, comunque, secondo Orpheus, che sta lì imprigionato, siamo dei orribili Illithid, perché abbiamo anche noi il girino in testa, ma noi non siamo ancora umani, anche se c'ho sta faccia. Non abbiamo niente in comune, più parlo con te, meno mi sembri un Mindflyer. Non è l'unica cosa in cui siamo simili. Io non sono Illithid, non lo sarò mai. E non mi sembra un minfly, diciamo questo. Purtroppo anche lui è diventato un minfly. Poraccio. Era un umano questo. Ah, ma apprezza il suo nuovo corpo? Vabbè. Ah, perché è più potente questo corpo. Dice.
I already had to hand in the form of magic and that humanoid shape you've come to know. As an Illithid, I have far surpassed who I ever was before. Ecco perché si dice Usegirini, dovresti accogliere anche tu questo mutamento. Ma che mi piacerebbe. Questa è una partita, non tiene mai voglia di cominciare a cambiare percorso. In che senso? Che fare scelte diverse, Massi? Allora, io sostanzialmente non sto usando i girini e sono fiero di non usarli. Problema è che sembra che io inavvertitamente ne ho usato uno probabilmente nel corso del gioco senza volere. Quindi non so cosa succede. Però io la mia run la volevo fare senza girini. Non mi piace quello che stai insinuando. Cosa te lo fa dire? Sto cercando di evitare di trasformarmi in un minflyer e pensavo che avessi accettato di proteggermi. I believe we'll have a better chance of defeating the Elder Brain. No, sì, if you embrace your latent potential. Lo sconfiggeremo stesso. I've been studying you for a while now. I believe I can trigger the next stage of your tadpole's life cycle. No. While continuing to preserve your independence. You have seen what I can do. Imagine yourself with the same strength. Devastante bellezza, dove? Perché intelligenza? Perché più più intelligente. Posso capire la forza che non ce l'ho da Hobbit, però. No, non sono un Pokémon, mi devi evolvere. Sì, ho usato la lettura del pensiero. Sì, sicuro l'ho usata, però io all'epoca non ho capito. C'era il tag Illithid quando puoi usare il potere del girino. Ma io che ne so che Illithid a inizio gioco è il girino. Cioè, secondo me è sbagliato come te l'abbiano messo. Poi so io che magari non colgo le informazioni, probabilmente, distratto dalla chat. Però secondo me è sbagliato. Scrivessero girino invece. No, scordalo. Fallo revolvere. Ti rendi conto che potremmo evolverci in questo momento? Chissà che succede, no? Cosa comporterebbe? No, scordatelo. Perché non puoi fermare tutto la ceremorfo? Aspetta. The answer is twofold. One, I can. No. But it would kill you. Buongiorno, l'imperatore, sì, il buon imperatore. Why would I? You have done well, the limited form you have. No, non voglio diventare un Illithid Pegasus. Fate un SO Pegasus, per favore. Evolvi, ti prego, no. Do you wish to evolve or not? No, cioè non ho mai usato il Gino, mo tutto un tratto cambia idea. Mi evolvo in questa roba qui. Mi spiace. Dobbiamo essere coerenti con tutto. 85 ore di gioco di coerenza. All'ultimo, sì, evolviamoci. Lo so, niente, quello non ti si è capito. I understand. Mi spiace, ma. Let us hope then that your present self will be sufficient to deal with three gods of death. Sì, and sì. A giant magically enhanced elder brain. But in case sta trollando. Cos'è sta roba? No. Ah, devo mangiare questo. No, non voglio usare. Il bello è che ti lascia pure la possibilità di evolvere in questo momento. Ma no. You heard the chosen. The brain has gone to the city and the army marches to follow. We must not let them reach it. We must find the brain and bring it under. Buongiorno caro Ale. Oggi sei arrivato presto ad aiutare. Non mi sono evoluto. Girino astrale. Il girino astrale. Questo è in grado di far evolvere infettato da un girino Illithid, rendendolo un nuovo essere psionicamente più potente. Usa. Nel dubbio, manda all'accampamento. Nel dubbio. Buco nero abilità potentissimo anche lo scudo mentale. Dove? Chi? Chi ce l'ha? Chi ce l'ha? Evocano. Ah, posso evocare noi. Combatto al mio fianco, carino. Ma lo evoco dopo. Anche Grash non lo evoco mai, poverino. Ecco uno. Evochiamo anche noi. Lo evochiamo tutti, questo a me muoiono. Dove devo andare a proposito? Di Cthulhu, ok. Ah, quello è un Cthulhu. Il Mind Flayer è classificato come Cthulhu, quindi come diceva Nano.
Dove devo andare in tutto questo? Ah, sono nemici. Orpheus sta qui e rimane là. Rimane qua a vita. Ah, c'è un portale, probabilmente devo andare lì. Non c'è niente da prendere. Imperatore, abbiamo di qualcos'altro, imperatore? Illithid rinnegato. No. Prendiamoci il rampicante dei crepacci, non lo troviamo più. Vabbè, io me ne vado, devo fare qualcos'altro qua, main flyer. Hai 3000 followers, già so che farò qualcosa con 3000 di Sparta, va benissimo. Ricordatelo, Derux, se sarai ancora mio moderatore, ovviamente. Va bene. Vedetta del dragone. Dove siamo? Chi sono? Ah, qui è dove è iniziato tutto, che stavo dormendo beatamente. Artefatto misterioso. Ok, è ritornato, giustamente. Come se sarò ancora. Dici, Derux, vuoi rimanere il mio moderatore a vita? Non vuoi andare oltre la tua esistenza? Non vuoi evolverti? Comunque, Lezel vuole parlarci, quindi... Va bene. Il cane ci sta seguendo o no? Orpheus, Gith's only son. He lives. Ah sì, questa ha scoperto la... It is not the Gaith visitor that Vlakith would destroy and Voss would set free. It is Orpheus. The blood of the mother. The prince of the comet. Allora, il sangue della madre. È un principe molto potente, se in grado di bloccare una mental... Chi ha votato? Delux verrà cacciato, sì. Oh, vabbè, mi arriva nei mail e mi chiude la schermata del gioco. Meno male che poi non ve la chiude. Ah, ok. Un attimo solo, eh. Solo arrivo, scusate. Scherzo Delux Eterno. Come fai ad avere percentuali di dialogo sulla console? Non le ho trovate. È perché c'è l'integrazione che forse solo nella versione PC sta nelle impostazioni. Non so se da PlayStation te lo fa fare. Abilità sul gioco, la prima scheda. Abilità integrazione Twitch. E l'ho messa. Caput. Il sangue della madre. The Emperor spoke only in half-truths. For you to know the tale of Orpheus, you must know the tale of Gith and of Vlakith. Long ago, when we rose up against our Gaith slavers, Mother Gith made for the Hells to secure an alliance with the Archdevil Tiamat. Tiamat gifted the Githyanki our red dragons. Gith remained in the Hells. Quanta lore di questi Githyanki che non importa niente a nessuno. The first Vlakith of many. It is Vlakith 157 whom my people now call queen. Vabbè. 157 sono molte Vlakith, infatti. Parlo senza occhiali, sì. Però comunque ora la mappa esiste ancora. Fortnite? In che senso Fortnite? Non ci ho mai giocato, lo sai. Però comunque ora con la mappa di Fortnite... Ah, ecco, perché se facessi live sarebbero tanti spettatori. OG che vuol dire OG? Yes. Our current queen has claimed undeath and reigned for 1,000 years. But it was the first whom Orpheus tried to slay. Orpheus was... is Gith's only son. He led his mother's own honor guard in a coup against Vlakith I. It was Kithrak Voss himself who slayed the prince in vicious battle. Or so the Varshis teach us. Yet the prince of the comet's been with us. Subdued by that repugnant Illithid. Principe da come? He would tear Vlakith's empire to pieces and build new. Mo questa ci va contro, guarda. vabbè, Delux.
È soltanto un... Il Tianchi è davvero così pericoloso per Vlagit. Allora forse aveva ragione, Orfeus è il seme della dipartita di Vlagit. Ma che vuol dire? Non so che... Vabbè, lui e Chad che c'entra. Cosa accadrà ora? And we obtained the key to freeing Orpheus from his prison. Every word Voss spoke, he spoke true. Orpheus is the living proof of the Queen's lies, allora. And the living weapon that conquered our gates. Vossia. One word from his lips, and the people would doubt. Two words, and they would rage. Three words, and they would bow to the true heir. If Agithianki had to be free, the Prince of the Comet must lead the way. Ma una doccia ce la fanno fa sto gioco? Ah, vorrei parlare di Orpheus. Hai sentito quello di... Hai pensato di dire no? Il ginnastico del dovrebbe essere... Ok, via, basta. Finito con lei. Ah, abbiamo aggiornato la missione sua personale. Qui c'è gente morta vicino ai nostri letti. Quindi la voglia di dormirgli vicino ai cadaveri. Altissima. Vediamo se dobbiamo parlare con qualcun altro e andare... Oh, Lord Tauron. Tauron è tipo Sauron. Buongiorno, Donastro. Non è so, caro Donastro. Andiamola a seguire. E tutti gli interessati a questo gioco sappiate che dovete andare. Karlach stava qui, manco l'ho vista. Che sta dormendo della grossa. Ah no, ci avevo già parlato quando stava in questa posizione. No, non ci sto provando con l'Ezra. Mi stava spiegando una cosa che tu non puoi sapere perché. Perché è sbagliato che tu lo sappia. Ah, ma qui c'è noi. C'è il cervello. Gli altri dove stanno? Scusate. Tutti gli altri personaggi sono morti tutti. Spariti. Sono rimasti solo i personaggi che c'avevo nel party, regà. Dove stanno tutti gli altri? Forse è solo momentanea la cosa. Non c'è sta nessuno. Tutti gli altri personaggi non c'è nessuno, ragazzi. Will, Astarion, spariti tutti. Questo è male. Questo è male. Andiamo da noi. Il cervello. Unessio anche a meme, per favore. Dove sto andando? Dio. Guardate che faccio, raga, vi aspetto così. Buongiorno, Taro, a tutti. Sto un pochino ino e vado. Ma sto un pochino ino, ok, entro il cuore. Tanto vi lascio un attimo l'Hobbit. Se l'ultima faccia mi dà la possibilità di pulirsi col sapone. Ma dove? Abbiamo sconfitto Baltazar, ottimo. Bravi. Ma subito è sconfitto dopo come me? Al secondo pezzo di... Mi sa subito è sconfitto. Seguitevi tutti, mi raccomando, vai ti, corchi o ti corichi? L'Hobbit, sì, piace il mio Hobbit, caro Johnny. Detto anche se in vise che c'è quel nostro cervello che abbiamo preservato dall'inizio gioco. È lui. Amico. Sembra divorzio, il mio ex moderatore fa amico. Uguale. Senti, per si attirare l'attenzione sbagliata, la gente ti vede al mio fianco. Hai preferito unirti a me, non vuoi servire l'assoluta? Ottimo, perfetto. Sta streamerato Johnny quando torna in Italia. Anche lui è uno che è uscito come te. Però ritorna, al contrario tuo. Sei salvati, amico. Ah, qual è una forma diversa? Voglio vedere questa forma diversa. Un cane. Un gattino. Vediamo il gattino cervello. Noi sì. Vediamo. È un po' inquietante quando parla, però bene. Ci facciamo andare bene. Un attimo solo. Allora, oggi... La live la devo chiudere un pochino prima, ragazzi. Metto la sveglia, se non mi scordo. Perché ho un impegno imprevisto. Che mi sta tediando. Ok. Perfetto. Quanto si trasforma in gatto, quindi? Noi siamo qui. Vabbè, si trasformerà quando torniamo indietro. Se al momento non riesco per la questione del dopoguerra. Cioè, stai fuori dall'Italia e c'è la questione del dopoguerra. Vendete quanto? Incredibile. Va bene, andiamo a coricarci sperando che tornano tutti quanti. Cosa c'è qui dentro? Non ho visto bene. Cosa c'è qui dentro? Ah, niente, andiamo a dormire ormai.
Che bello, Karlach sta dormendo col cadavere vicino, regà. Ma rendete conto qua col sangue? Sì, guardate. Mi pare salutare questa cosa. Io non credo. Tu dormiresti con un cadavere appena ammazzato vicino. Vicino a te è morto. Perché cuore oscuro c'è capelli bianchi? Perché non è più cuore oscuro. Che è successo? Che è successo? Qui è ancora neri ce l'ha qua. Aiuto. Eccola. Chi? Cosa? Eccola, cuore chiaro. Sì, infatti. Eccola che. Ah, sono tornati anche gli altri comunque. So, there's been a mind flare Vabbè. inside the artifact or Così. astral prism the whole time we've had it. Sounds like utter Non è un madness. bug, ok. No, Even no, though ma I've seen immagino. it with my own È eyes, perché non fa, non the è più more sotto I learn, l'influenza. the less No, I no, no, understand just Massi, no. why I was sent to Lo dico. retrieve that thing. Cosa dici? But it matters little now. I do not serve Shah anymore, Non serve più nor Char. the Mother Superior. Quindi forse The non servendo prism più is no longer my Char. mission. Saving my parents Lo is. stress But I accumulato. digress. I Did you capelli. want something? La nostra Of relazione che course. tanto certo. Un altro bacio, un I terzo suppose bacio, you dai, dai, da earned. dire oggi il terzo bacio. Suppongo te lo sei meritato. Sempre questi bacini così, tunk. Non ci abbiamo bisogno per tirare avanti, credo. Vabbè. Mi dico la frangetta, sì. È la via buona, rifiutato Char, ok, perfetto. E per far capire allo spettatore che ha rifiutato Char. Va bene, e quindi ora lasciamo l'accampamento, correct? Infatti se buttiamo la gente dal baratro, però non We abbiamo must il find loot. where Gortat and Sì, Oryn have potevano anche established cambiargli però themselves agli capelli and qua, take their no? medicine Scusa. as. Ci sono stabiliti a prendere le gemme nei teresi. Ok. No, no, no. Lo sappiamo che ha rifiutato Char, quindi è corretto. Corretto. Inizia ora. Benvenuti tutti all'atto 3 What path lies del before gioco. me? A seguire l'Hobbit. Secondo voi è meglio tenerci due melee come Karlach e Lezzre insieme o dovrei usare Aslinn e il druido così per non so andare qua. Intanto si aggiornano le missioni. Eh sì, tre letti. Ok, Catherick ce l'abbiamo già. Radunare gli alleati. Alcin ce l'abbiamo già, non so perché non lo toglie. Vol non so dove sia, pensa a Baldur's Gate. Liberare Orpheus, devo parlare con Voss. Abbracciare il potenziale. Non voglio usare il girino astrale. Sono preso tutte le missioni loro. Salvare il Granduca, liberare l'artista. Tutte le varie missioncine. Raccolte a Baldur's Gate stanno. Looking ahead. Altro 80 ore di gioco, no, ti prego. Ciao, ciao meme, buona giornata, caro. Che bella la grafica, eh? Rilassante. Che bello siamo tornati fuori, siamo più nell'Underdark, tutto cupo, mamma mia. Grazie, grazie. Come riniziare un nuovo capitolo, veramente, eh? Ma io non li so usare i caster, dovrei proprio respectarli, Ale. Se mi aiuti a respectarlo, però, boh, non mi piace proprio usare il mago, a me piace proprio delle mazzate, sinceramente. È proprio una mia preferenza personale. Anche come personaggi, cioè Will non è che lo sopporto, un po' Gale mi sta simpatico. Dici, potrei usare Gale volendo. Se mi aiutate a rispettarlo, rimanete qui e lo rispettiamo insieme? Sì, se no, ciccia. Ciccia di ciccia. Quante pozioni abbandonate qui? L'uovo marcio non mi interessa. Cassa aperta, non c'è mai la pozione, infatti. Allora, che dico? Gale fa i buchi. Ok.
Vogliamo provare a rispettarlo, grossi. Dai, proviamo a rispettare almeno Gale. Grossi, grossi, grossi buchi. Proviamoci. Chi tolgo tra Karlach e Laezel? Karlach? Che mi sembra un po' più debole, Karlach, o no? Tanto lo lascio qua. This is it. We're almost to the city. First through Worms Crossing, then on to the lower city. Oh, it smells the exact same. 10 years on, but still home. Incredible. Il Sorlock rompe tutto. No, non mi piace Will. Quindi avevi un'amica da Vernus, me l'hai mai detto. You saw the extent of Flo's friendship. She'll lend you a hand, long as she can crush your spirit while she's at it. I knew never to let my guard down around her. Buongiorno, caro Peppo. Un SO al caro Peppo, per favore. If she'd been completely come va, caro Peppo? From who she was, we might have been real friends. E questo è un pianeta di terza potere, avremmo potuto essere amiche per davvero. Ti ha dato un biglietto, cosa c'è scritto? Nothing worth reading. Cambion manipulation at its most obvious. Una Cambion. La Cambion che tipologia era di essere, diciamo? Grazie, Donastrone. Peccato che da alcune parti doveva significare qualcosa per te, magari poco o qualcosa. Ora hai degli amici miei, ahimè, per esempio. Thank the gods. A prova. And I do, every day. Sia Carlo al campo, ok. Grazie, Donastro. Se mi ci fa parlare di nuovo. Soldier. Soldier. Sounds boring. Rimani al campamento. Mi hai sentito. Oh, fine. Mangiare terra, ha detto. Allora, dov'è il signor Gale? Eccolo qua. Tutto bene, tutto bene. Forse a Carla che devo prendere un po' di roba che c'aveva nell'inventario, ora che ci penso. Comunque, va bene. Civilization beckons at last. It's no water deep, but non mi ha chiesto più gli oggetti da mangiucchiare, Gale. Cioè, il problema malattia sua. Perché non ti dice invece? Aspetta un sacco di avventure. Pleasure. Ok, la posi Karlach, perfetto, grazie Pegasus. Un altro SO al buon Pegasus, per favore, buona giornata caro. Queste amiche belle. Grazie. Allora, io Gale devo proprio fare il respect, penso, di lui. Prima fare il respect. C'ho poca roba. Cioè, guarda che c'ha qua il bastone ferrato. Ma che è il bastone ferrato? Sparge fuoco di acciaio. Cioè, c'è manco delle un'arma buona. Perché quando dice non competente, parla di lui o parla di Taron quando dice queste cose? Cioè, c'è anche un'arma, regancia, questo. Mamma mia, signore. Vediamo se ce l'ha lei. Tipo, lei qualcosa che dovrebbe avere. Martello. Luce della creazione. Ti è già qualcosa. 5-19, fulmine. Luce della creazione sembra forte. 6-18, pure questo. Un po' dagli questo, vediamo un po'. Ecco, questo lo so può prendere. Non usi da un bel po', sì. Bastone da passeggio, vabbè, vado. Bastone da passeggio, sì. Bastone da passeggio, esatto. Prova a dagli questo, che mi consigliate tra luce lunare? C'avevo anche spaccateschi, lingua di fulmine, luce della creazione pure sembra buono. Martello da guerra di Kederic, mazzafrusto diabolico di Mirkul pure sembra buono. Cioè, ce ne stanno delle cosine, però non so quale tagli. Ok. Se io voglio fare il respect di Gale, vediamo anche invece l'armatura. Non c'ho nulla. Cioè, armatura leggera. Aspetta. Tipo, vediamo se abbiamo qualche cosa da dargli. Avvelenare, quando infliggi danni da veleno non ce l'ho. Guanti del globo radioso, danni radiosi, quando infliggi danni radiosi. Lui fa danni radiosi, può essere, perché c'ha l'arma. Posso impugnare lo scudo con lui, a proposito. Esperto, infliggi danni extra che attacchi senza armi, no. C'è una superficie di ghiaccio. Deflagrazione di fulmini, prova a darglielo.
Vediamo un po' di cose, quello che trovo gli do. Ah, niente, raga. Nulla di nulla. Cioè, guarda belle guantoni. Ok. Vado da Avizzito, andiamo. Sento che mi pentirò però per me. Avizzito, eccolo qua. Need to find a way forward. What's up for discussion? Fate spin. Does thou require a new ally? Dove è andata la bella? Speriamo bene, no? She left you a letter. Thou couldst read it. Ah, con Gale, ok. Ancora non l'ho capito. Leggiamo la lettera di Arabella. Lettera di Arabella. Dove sta? Più recente. Leggi. Questa lettera è scritta con mano attenta, l'inchiostro è ancora fresco. E là. Allora, Arabella è quella che abbiamo salvato dai suoi morti genitori. Allora, sono dei debitrici per un sacco di cose, perché non so come sia fatto l'interno della pancia di un serpente. Ah, nel senso che non è stata mangiata, perché mi hai permesso di stare al tuo accampamento e perché hai scoperto cosa è successo a mamma e papà. Ora sono da sola e l'uomo osso dice che è una buona cosa. Devo solo lasciare che la trama mi guidi. Per quanto ne so, mi sta spingendo verso Baldur's Gate, quindi è là che mi dirigerò. Comunque, grazie a tutto, non lo dimenticherò. Però certo, dai, pure rimanere con noi, se tanto danno là. Radunare gli alleati. Quindi anche lei fa parte degli alleati. Ah, hai capito. Adesso sto mangiando, non avremo più bisogno. Vabbè, anche lei ci aiuterà un giorno. Quindi stiamo radunando un sacco di alleati. Devo andare con Gale, allora. Devo andare con Gale. Ah, another. Thy name has been recorded. I shall be here in thy camp for whenever thou hast need of my services. Bene. Un attimo solo. Vuoi spiegarmi che mi stai aiutando? Be assured, it is not by choice. No. Non è per scelta. Preferirei che te ne andassi, no? Attacca, no? Buongiorno caro Tufesis, un essere al caro Tufesis, per favore. Puoi aiutarmi a cambiare la mia classe? Adesso aiutatemi, Tonastro, Ale. Ho già perso abbastanza persone. Allora, perché Taro Misaki, salto? Perché Tufesis? Ah, perché hai fatto su me il tab. Mago, il mago deve rimanere mago, a proposito, scusate. Mago, trucchetti, azioni. Lo lascia così, trucchetti. Ah, i trucchetti. Ok, aiutatemi a scegliere i trucchetti. Luce già ce l'ho. C'è flotto acido. Tocco gelido. Che non sembra male. Spruzzo velenoso. Stretta folgorante pure mi piace. Mano magica ce l'ha già la Ezel, quindi proprio inutile. Tiè, togliamo. Stretta folgorante. Intrisione lame. Raggio di gelo. Luce in movimento. Tremedia velocità di movimento. Che ci fa? Amicizia, tieni vantaggio di prova di carisma contro una creatura non ostile. Illusione minore. Addirittura si guarda tutta live, Ale. Bravo, bravo. Ottieni vantaggio al prossimo colpire. O farei o tocco gelido o questi spruzzi qua, spruzzo velenoso. Che dite, vado avanti così? Consigliate, consigliate. Ditemi di più. È già scarso. Se non metto le cose giuste poi è finita. Io vado avanti, sto per andare. Clicco conferma. Vado. Ok, ora devo andare avanti. Così è un buon inizio, ok. Ah, la sottoclasse è scelta, aspetta. Come si sceglie la sottoclasse? No, non è questa, assolutamente a nulla. Sottoclasse, ecco. Qual è la sottoclasse corretta? Per lui. Invocazione. Energie mentali, impotenti attacchi e incantamenti. Potrebbe essere buono.
Ma l'elemento di mazza la roba che c'ho, raga. Che consigliate? E soprattutto deve essere mago puro o poi oppure deve fare la seconda classe. Vediamo se qualcuno dice qualcosa, sennò annullo tutto. Invocazione va bene. No, no, Johnny, io non so come lo voglio fare, quello è il punto. Allora, va bene invocazione. Che mettiamo? Coltello di ghiaccio. Mani brucianti, ma c'ho già il dardo di fuoco. Caduta morbida pure potrebbe essere carino. Vita falsata, no. Ritirata rapida. Ah. Camuffare se stesso. Spruzzo colorato. Globo cromatico, 3-24 danni da tuono. Charme su persone. Dardo incantato. Posizione del bene e il male. Che non è male. Raggio di infermità. Tocca di avvelenare il bersaglio. Non vale. Scudo. Non stai per essere colpito da un nemico. Ottieni un più 5 a classe armatura. Risate in contenibilità. Ascia pure. Che fa ridere i personaggi. Insomma. Questi invece sono proprio attacchi in base a quello che mi serve. Dardo incantato ha sempre il 100%. Chi è? Chi è il dardo incantato? Ok, 100%. Quindi tolgo casomai questo, che c'ho già la stretta folgorante di tuono. O il coltello di ghiaccio. Dardo incantato è 100%, ok. Lascio così. O c'è qualcos'altro? Salto potenziato che triplica la distanza di salto. Passo veloce. No, questo proprio no. Spruzzo colorato che acceca i nemici. Io vado, eh. Sto per andare. Dove sta scritto che è 100%? Non lo dice qua. Sto per andare. Accettiamo. Accettiamo. Via. Andato. Poi. Incantesimi livello 2. Ci sono quelli di livello 1 che non abbiamo scelto. Passo velato è carino. Però sicuramente metteremo qualcos'altro. Freccia acida di Melf. Potrebbe essere carino. Arma magica, infondi energia arcana di un'arma che diventa magica e tiene il bonus più uno, tipo quello che no. Nube di pugnali, consigliate ragazzi chissà qualcosa. Oscurità, oscuro visione, indicazione dei pensieri. Scassinare, invisibilità, blocca persone, folata di vento. Blocca persone pure dovrebbe essere malvagio. Frantumare di tuono, ragnatele e mischiare le creature all'interno. Raggio rovente. 6,36 per questo, non è male. Affaticamento, allucinazione di forza. Immagine speculare, 3 duplicati illusori. Dica. Cosa ci consiglia? Ingrandire e ridurre. Sfera infuocata. Evoca una sfera infuocata per proiettare luce intensa e infligge danni ai nemici e oggetti vicini. Puoi muovere la sfera addirittura. Mica male pure questa. Mica male. Corona di follia. Instilla la follia di un nemico umanoide, facendo attaccare la creatura più vicina diversa da te, anche se sua alleata. Immagine speculare ti aumenta la CA. E giuliano 23 la tua. Vabbè. Se lo dici tu. Freccia acida di Melf mi ispira. Però anche il passo velato. Però lui non gli serve. Però fa qualcun altro. Non è male. Vado avanti così. Prepara incantesimi. Che so sti prepara incantesimi. Aspetta. Una volta.
preparati al di fuori del combattimento. Che senso preparati al di fuori del combattimento? Oggi abbiamo avuto una discussione in chat perché uno del gruppo dice che fare Spectre non segue lo spirito del gioco. In realtà l'ho pensato anche io. Però se il gioco te lo... cioè, nel senso che il gioco ti guida verso quella cosa lì del personaggio, ci sta. Però poi il gioco te lo permette. Ma che vuol dire incantesimi preparati? Come li faccio a preparare prima? Effettivamente. Coltello di ghiaccio già ce l'ho. E questo, armatura magica, la sua manata aumenta a 13. Boh, vabbè. Facciamo questo. Dardo incantato io ce l'ho però, scusa. Quindi potrei anche toglierlo. Ce l'ho già. Onda donante, sonno. Nube di nebbia, cieca, dardo stregato. Davanti. Lo permette concordo, infatti il gioco te lo permette. Aiutami un attimo a fare sto rispetto. Se sei in grado di fare il rispetto. Ma la sotto, la multiclasse c'ha senso con lui? Ah, le cilix. Trucchetti. C'è sempre un milione e mezzo di trucchetti. Che io c'ho già luce. Con cosa? C'ho mano magica, ce l'ho già. Amicizia. Colpo accurato. C'è di vantaggio. Spruzzo velenoso. Ho questo, spruzzo velenoso, regà. Solo il mio main, ok. Infatti. Diventa resistente, danni contundenti. Dovrebbe pure essere interessante questo. Oh, scelgo io. Incantesimi. Conosci la lista a seguire. Ah, ma altri due? Altri due incantesimi. Raggio rovente. O passo velato farei. Che mi ispira che ce l'abbiano un po' tutti. Nube di pugnali. Potrebbe essere buono. Boh, io sto per far così. Individuazione dei pensieri. Concentra di leggere mentalmente i pensieri di certe creature mentre parli con loro. Anche questo non è male, però ce l'ha già qualcun altro, mi sa. Evoca un forte evento, rimuove tutte le nubi e spingi le creature di 5 metri sbilanciandole. Per questo mi sa di lui, insomma. Provo a fare questo, va. Pa, qui ha preparato tutto. Talento, ecco, il talento mi serve in modi di voi, raga. Io non ho proprio idea. Impara un trucchetto, in effetti un attacco all'incantesimo e decidono di usare un minimo di tipo colpire. Cecchino magico, preparati vuol dire che li metti in barra, ma lo puoi fare solo dal combattimento. Ok. Vabbè. C'è il cecchino magico che aumenta, riduce di 1 il risultato minimo del tuo tiro per colpire. Incantatore da guerra, ottieni vantaggi di salvezza e mantiene la concentrazione sull'incantesimo. Puoi usare una reazione per lanciare stretta fulgurante su una creatura che esce dalla tua portata, che è quello che ha fatto anche Cuore Oscuro. Non è affatto male questo, eh. Incantatore da guerra non è affatto male, perché se esce dalla mia portata gli faccio stretta fulgurante. Quindi buono. Posso pure usare le... Cosa media? Questa è la nutre media, c'ho tutto, c'ho. Competenza, corazze medie devo mettere, raga. Scusate un attimo, qui dice corazze pesanti, però competenza armatura media, quindi devo mettere corazze medie. Devo mettere pure questo, se no me lo posso usare corazze pesanti, o sbaglio? Statistica, dici? E sta cosa di corazze medie, no? Tu vuoi fare aumento della caratteristica, statistica, ed è una int e una cos. Lo dici tu. Ok. Va bene. Do retta a quello che dice il buonale. A livello mago, incantesimi 2. Ok, cosa abbiamo qui? Abbiamo palla di fuoco che me l'avevano consigliata, mo ricordo. E sono leggero solitamente, ok. Palla di fuoco, mi ricordo qualcuno mi ha detto è fortissimo. Poi c'è il fulminaccio. Che mi consigliate? Nube maleodorante. Per più del creatore di effetto razioni. Lentezza. Forma gassosa. Glifo di interdizione. Velocità. Controincantesimo assolutamente. Dov'è? Controincantesimo. Tente di annullare il lancio di incantesimo. E quando è che lo fanno? Vabbè. E palla di fuoco, va bene.
Quando è che lanciano un incantesimo? Cioè loro si preparano, lanciano un incantesimo e tu lo eviti? Ah, una reazione, ok, ottimo, vabbè. Siamo arrivati al livello 6 intanto. Quanti sono? 8 o 9 livelli. Allora, incantesimi. Altri incantesimi, dai. Che mettiamo? Cioè il fulminaccio. Creatura per renderla resistente a danni da acido, freddo, fuoco, fulmine e tuono. Che non è male. Pure questo. Muovi maledizione. Tempesta di nevischio. Solo. Solo controllo, ok. È una reazione, ok. E mettiamo più velocità. Benvenuto Nicoid TV. Il fatto che ti chiami TV mi fa pensare che sei uno streamer, quindi adesso ti follow anche io. Scrivi che ti clicco e ti follow. Benvenuto, come ci hai trovato, caro? Passo velato o volare? Allora, volare, ok. O volare vuol dire che non posso mettere tutti e due. Faccio volare a sto punto. Volare, va bene. Può essere utile. E poi, fulminaccio. Forma gassosa. Paura. Che mettiamo? Tempesta di mischio, concentratore di incantore. No. Ispira, o rimuovi maledizione, o protezione dell'energia, o fulminaccio. Su quelli mi ispirano di più. Che mi consigliate? Grazie, Salzone. Così lo clicco. Nicoid TV. Segui. Vediamo se ci scrive anche quello. Ho trovato nell'om sui consigliati, incredibile. Che Twitch mi consigli, commovente. E hai giocato a Baldur's Gate, caro Nicoid? Nico o Nicoid? Nico, ti chiamerò. Che mettiamo allora? Metto fulmine. No, mai giocato, è un bel gioco, veramente. Veramente bello. Metti fulmine, dai. Te sono stufati tutti. Aspetta, metti fulmine. Hai te consigliati una persona che conosco? Chi? Chi c'ha Nico te consigliato? Accetta. Stiamo livellando un personaggio mago, perché non c'avevo il mago nel party. Ma ho detto metti il mago. Mo c'è. Sì, lo so Gianni, però mi faceva ridere il pensiero. Allora, muro di fuoco, livello 4. Pelle di pietra, rendi la carne dura come la pietra. Questa creatura diventa resistente ai danni non magici. Ah, Alex Dragon Slayer è famoso, sì. Lo conosco anch'io, anche VIP da me. Allucinazione mortale, psichico ritardato, mamma mia. La roba. Esilio, già ce l'ha qualcun altro. Inaridire. I vegetali subiscono il massimo dei danni a questo incantesimo. Mamma. Confusione. Pure questo mi vale. Elementale minore, che ci consigliate di livello 4? Portale dimensionale. Tentacoli neri di Evard. Scudi famosi. Io sti magie non le so usare, quindi ditemi che devo usare. Tempesta di ghiaccio. Portale è utile. Teletrasporta se stesso e fino a un alleato adiacente taglia medio e inferiore in uno spazio sei in grado di vedere. Vabbè. E il primo che mettiamo, allucinazione mortale. A che ora la sveglia Taro? Alla mezzogiorno e 20. Scusa, voglio il tuo corpo, non hai fiamme spettrali. Da fuoco a freddo. Non può muoversi. Non so se è la cosa migliore questo. Non so cosa mettere a livello 4. Diventa resistente ai danni non magici, contundenti, infanti, morfosi. Hai l'evocazione di elementare minore. Combatto al tuo fianco, via. Andiamo. Scusa Nico, che sto facendo questa cosa apparentemente noiosa, ma è quasi finita. Ah, incantesimi. Altri due incantesimi, ragazzi, che mettiamo? Di livello 4.
4 o inferiore. Muro di fuoco, pale di pietra, metamorfosi, la sua magatura in un'innocua pecora. Ah! Per 5 duri, possiamo trasformare le creature in pecore. Comunque queste cose vengono tanto come quel personaggio, se poi oggi scrivo come se sbiasci così. Ci somigli molto tanto al tuo personaggio, ma non è il mio personaggio, è un personaggio secondario questo, non sono io. Io sono l'Hobbit. Queste cose vengono tanto come un personaggio, se più sull'attacco, più sulla difesa o protezione, per questo ti fanno scegliere tutto. Dovresti fare un party sui alleati tutto equilibrato, se vuoi me che io metto il cervello sul party. Perché si chiama l'angolo del noob per un motivo. Questo... Ecco, Scuba, aiutami pure tu, va, vieni, vieni. Buongiorno a Scuba, andiamo a seguire il caro Scuba che anche lui porta Baldur's Gate, lo consiglio soprattutto al buon Ale Cilix che sta seguendo tutti quanti coloro che portano Baldur's, anche a Johnny consiglio al buon, che dobbiamo decidere che incantesimo mettere a Gale, lo sto rispettando per metterlo nel party. Se vuoi venire anche in vocale Scuba, visto che sei malaticcio, oggi ci dovevamo vedere con buon Scuba che c'ha la febbre. Non ci vedremo mai Scuba, ormai... Hanno scagliato una maledizione contro. Una pentola di fasosi come una pentola di fagioli. Inaridire fa tanti danni. Via. Uno. Scudo di fuoco. Avvolgi il tuo corpo nell'onda in fiamme spettrali e proiettano luce entro 3 metri. Rendono resistenti ai danni da fuoco da freddo contro gli attacchi in mischia. Io direi di mettere questo. Contrattacca pure. Bah. Scelgo io. Che scuola hai scelto? Evocatore. Intanto che mi scegliete questi, vado di qua, il talento, talento che metto, talento, c'ho cecchino magico, incantatore della guerra che gli fa la stretta folgorante come cuore oscuro, resiliente, aumento le caratteristiche ancora, adepto elementale, dice il ragazzo, incantesimi che lanci ignora l'esistenza di un tipo di danno a tua scelta, quando lanci incantesimi che ignora un tipo di danno non puoi tirare un 1. E che metto come tra... Ah, posso scegliere lì per lì. Ah no, devo scegliere ora. Allora, io ho il fuoco, il tuono col fulminaccio, un po' di freddo, il fulmine. Anche che metto? Ce l'ho palla di fuoco, sì, ce l'ho palla di fuoco. Metto questo? Ok. Vabbè. Scelto. Allora, incantesimi metto scudo di fuoco. Sì, fuoco o fulmine, ok, va bene. Andiamo così, basta. Ho aspettato fin troppo. Livello 9 è l'ultimo, dai. The last. Mi piace. Altri due incantesimi. Ah, ma c'è anche di livello 5, attenzione. Nube mortale. Veleno. Cono di freddo. Una scarica di aria fredda. Evoca elementale quello più grosso. Ce n'ho uno minore anche quello più grosso ora. Dominare persone. Ammalia un umanoide e seguirà e combatterà al tuo fianco. Interessante. Blocca mostri pure interessante. Legame planare, vincolo interrotto non mi piace. Sembrare. Altro aspetto di massimo di 4 minuti del tuo gruppo. Interessante sto sembrare. Telecinesi, non mi piace, già ce l'ho tra l'altro. Muro di pietra. Che mettiamo? Per esempio, se hai già in squadra qualcuno che ti cura, allora ti serve qualcuno che sia vincitato. Sì, infatti. Quello, sì, questa specie di equilibrio ho fatto, c'ho cuore scuro che cura e basta, non ci sono altri che curano. Pannateci contrastare o aiutare con incantesimi nemici, tipo adesso Gale. Selezione di ED per i compagni equilibrati, poi comunque tutto in giro è passato sul personaggio. Sì, ma no, alla fine con Gale in squadra e togliendo Karlach c'ho tutto. Quindi, bene o male, lo si fa, insomma. Che mettiamo, tasti 5, forza? Che vi paga a fare Scuba Ale Cix, scusate. Che metto tra questi 5 qua? Di livello 5. Sto pensando, ok, ricordo, sono nube mortale. Cono di freddo. Evoca elementale, già abbiamo quello minore. Dominare persone. Blocca mostri. Legame planare. Sembrare. Non so se può servire mai sta cosa che cambia l'aspetto del gruppo, non lo so. Posso farlo coi topi, forse. Telecinesi. Muro di pietra. Iniziamo per fare un pezzo con il tuo nastro, ma io da manco per sbaglio. Noi stiamo facendo un pezzo con due chierici addirittura. Un ladro è il mio paladino, che fino a male quel fight. Sì, due chierici un po' troppo. Forse blocca mostri, ok. Se hai già tanti danni, sì. Cono che è un AoE. Ah, ci serve un AoE. Prendi qualcosa con il ghiaccio, sì. C'avevo già coltello di ghiaccio, però se anche AoE. Reed pure, grazie, ti ringrazio, va benissimo. Seguitevi tutti, Reed, Scuba, tuo nastro, seguitevi tu, Fesis, Johnny. D'accordo con Cono. Sono d'accordo con Cono.
Alleluia. Il problema è che adesso c'ho c'ho l'inventario di Gale, che non è un granché. Nel senso che secondo me l'armatura, l'arma insomma, non so se è quella migliore, questa qua, la falce, di dovere da qualcos'altro. Io c'ho un po' di oggetti dagli altri. Non so che dare, però. C'è anche una alabarda, non penso vada bene. Alabarda della vigilanza, non so se va bene per lui. Sinergia arcana. Ottieni sinergia arcana. Quando infliggi una condizione, ottieni sinergia arcana. Paralizzante. Riduce resistenza a danni taglienti. Questo potrei darlo a Gale. Vediamo un po'. Ok, oh, che ha fatto? No, non ho capito che è andato là. Però deflagrazione di fulmini cosa fa? Aggiunta recitare nelle tue vene per rafforzare il tuo prossimo incantesimo. Un trucchetto infliggere danni da fulmini. Boh, non lo so, non userò mai. Oh, Stasis, ha cambiato il nome. Grazie per l'essere sotto le Stasis. Eccomi da buon playboy di Switch. Sono passato qui per vedere l'aristocrazia. Proprio l'aristocrazia ci sta qua. Andiamo a seguire il buon Stasis, per favore. Ma tu non sei un plebeo, Stasis. Sono altri plebei. Io ormai non sono più un plebeo di Twitch perché sarò 2000 follower, quindi... Ma che non deve avere armi? Che devo mettergli? Che devo imparare gli incantesimi dalle pergamene? Ok, non lo sapevo sta cosa. No, tieniti fulmini. Ah, aiuto. Ok. Che sto dicendo? Incredibile, sono diventato... Sono diventato Taro. Ah, perché ha fatto. Perché sta cosa? Ah, ha messo la Z con la Z. Avete sbagliato. No, raga. Stasis è un'altra ancora. Avete fatto un SO fatto bene. Oh, SO, telestasis. Ma usate la chiocciola e il tab. Per finire il nome, per favore. Grazie. Two faces. Sono diventato Taro. Hai scambiato le Z, Tonastro. Già che sei in questa chat, non sei un plebeo. Ah, Scoob. Commovente. Sì, un altro Stasis esiste, non è Stele. Ciao Nico, grazie ancora per il follow. Spero di ribeccarti. Andiamo a seguire il signor Nico, per favore. Ho preso uno Stasis. No, no, beh, succede anche migliori. Non vi preoccupate. Non vi preoccupate. Devo dare qualche oggetto buono, ragazzi, aiutatemi. Tipo. Siete tutti noob. Non c'è uno che se ne salvi. Quindi potrebbe imparare roba se gli le do. Se io do questo a Gale, do un po' di questa roba qui. Imparare incantesimi. In quanto studio si parte arcani, mai che posso imparare nuovi incantesimi. Studiando alcune pergamene incantesimi invece di usarle. K. Ho aperto K. Io, raga, sta roba non l'ho mai vista. Mi dà il mio libro di incantesimi. Ladro. Che è sta roba? Comuni. Reazioni. Che devo fare? Non ho capito. Taro, perché è Taro? Non deve aprirlo lui. Aspetta, K, faccio così. Ok. Come lo imparo, però, scusate. Io ho dato l'oggetto a lui. E faccio impara incantesimo 125 monete d'oro. Così, ragazzi. Lo provo un attimo, Quindi ho imparato un muro di pietra, sta qui, ma lo devo mettere sostanzialmente. Se faccio così... Ah, ma posso togliere tutti quelli schifosi inutili? Ah. Interesting. Vabbè. Esatto. Ma anche no, non dovrebbe finire male se incantesimi e forza abbastanza equilibrati. Comunque i chiarici sono abbastanza portati su incantesimi di dominio. Dato vita, tendenze vere mature. Tutte possono essere pericolose, usato al meglio. Gianni è commovente il suo incoraggiamento su due chierici. Ah, dicevamo, no, scusate. Io ho altri oggetti forse da dare a Gale. Che ne so. Maschera da giustiziere oscuro, intimidire più uno. Diadema. Quando superi un tiro salvezza, il nemico che l'ha usato subisce 1-4 danni psichologici. Massima, diamoglielo. Ma buffo proprio. Così. Tanto non ce l'ha l'elmo. Una bella tiara così gli sta bene. Vabbè, proviamo. Quindi non credo, se starma è inutile, tagliela. Mi stai dicendo? Tasca di prima è quella per preparare gli incantesimi. Ah, ho sbagliato. La pala di fuoco già ce l'ha praticamente, scusate. Non ce l'ha la pala di fuoco. Dardo. Come faccio a mettergli dardo? Oddio. Non c'ha la palla?
palla di fuoco, incantesimo non preparato. Togliere l'unto, lo metto qua. Anche il volare non ce l'ha, o sbaglio? Che strano, regà. Anche il cono non ce l'ha. Dardo stregato via. Ok, l'ho messo. Non c'è manco blocca mostri. Cioè, non c'è niente, manco inaridire, nulla. Mazzanno può servire, però no. Vabbè, togliamo. Ok. Boh, ho fatto, mo. Contro incantesimo non c'è? C'è. Ci sta. Fortissimo, ok. Grazie per la fiducia. Stiamo già a un livello massimo di difficoltà. Sono un po' demoralizzato. Sì, infatti non so perché fate queste scelte malvagie. Dovete giocare tranquillo. Se la tiene è inutile usarla. Cosa? Quello è bello dei giochi di D&D, class, sottoclass, moltissima possibilità di combo. Nemmeno immagini, tutte sono state meglio, fanno male, credimi. No, ma sicuramente. Indubbiamente. Un altro anello. Vabbè. Buongiorno, Smeglione, come stai? Ok, io ho finito di perdere tempo a livellare Gale. E andiamo quindi fuori da qui. Non stream, Smeriglione. Kados, pure Scuba sta male. CD incantesimo, segue viaggiare di più, ok. Va benissimo. Intanto salviamo tutta sta fatica. Ciao Salzone, grazie per la compagnia e per l'aiuto negli SO. Siamo solo. Excuse me, I can't find my mom. Così, ma no, ma ha grado questa? Aspettate un attimo, scusate, sto guardando una cosa. Ok. Questo tempo oggi c'è un vento strano, non si capisce se è freddo o caldo. Io poi un po' di tossetta ce l'ho pure io, però. Un altro riesce a trovare la mamma. È un problema tuo, ragazzina, sparisci. No. Dove l'hai vista l'ultima volta? She was sick. She had spots on her face and hands. She went to go get some herbs and she was supposed to come back the same day. That was last 10 day though. La decade scorsa, che vuol dire 10 giorni fa, che vuol dire decade? Prendi qualche moneta, no? E sta fama, tieni un po' di cibo. Andiamo a cercare una guardia, di sicuro saprà come aiutarti. Sembra proprio che la tua mamma sia morta, no? Che facciamo? Devi essere affamata, tieni un po' di cibo, gli diamo le monete. Che dite? Mario è una che si inventa le cose, ne so. Che facciamo? Votate. Anche in chat o dall'applicazione. Votate. Chi è che mette la mamma sia morta? Dai, sono 10 giorni, ci ho azzeccato, incredibile. Tutti diversi. A parità scelgo io, metterò la 2. La guardia non mi fido, regalo, le guardie. Tutti approvano, hai visto? Scelgo sempre la cosa migliore. Wow. Thanks. My mom would like this. She's the best cook in the world. And she taught me too. Ciao, Donastrone. I'll look for her. No, non so se ci sarò dopo. Thanks a lot. Ok. Va bene, mi ha fatto una buona azione. Proseguiamo. Rivington, non è Baldur's Gate questo. È Rivington. Ma qui c'è gente con cui parlate, 3 miliardi di persone. La profugo come ci fa parlare, però non va bene sta cosa. Profugo, non posso parlare con questi. Investire, c'è a Baldur's Gate, investono. No, per carità. Questa qui. If I hire the refugees, then I get cheap labor and they get coin. It's a good deal for everyone. Va bene. Questi fanno gli affari, qua cittadini che parlano, confabulano. Edmund Smagarus. Pugno Patrick.
Ma io parlo con tutti. Yes, we'd cage them due to unruly behavior, but as our rat cat cleaners demonstrate, i berretti rossi. Most are perfectly harmless. Pugno Patrick. Un pugno fiammante. Red caps are on the loose. One's deemed too violent to work. And not one of these. Ci sta il circo. Circenti dal circo, presumo. Profuga, profuga, profuga. Sì, ci sta anche roba da circo qua. Sto andando qui a sinistra, speriamo sia qui c'è il teletrasporto, va bene. Ma quel mostro pauroso, chi è il mostro pauroso? Ah, questo. Benji, è brutto, raga. Parliamo col bambino. I want to see Dribbles, but I don't like the monster at the door. Dai, infatti mi parlare con tutti, non si sa mai cosa salta fuori, esatto. Please, go ahead of us. Mio figlio è un po' nervoso, non lo so, pure io mi sarei nervosa a guardare quel mostro brutto. Benji, Ollie e Benji. Oh signore. Dici che è camuffato questo. Mamma mia, è brutto. How dare you? What in the hell is all of this? A necessity, good sir. The Steel Watch loves pretending sweet Rivington doesn't exist. So we have decided to protect you, dear patrons. No need to thank us. You'll be allowed in once I've done this batch. Next! Siamo noi il prossimo gruppetto. Hello, hello, and welcome to the circus of the last day. Extraplanare, che vuol dire? Finest, extraplanar circus. Nel senso che sono i demoni. Votate. Non sapevo che esistessero circhi extraplanari. Perché c'è un gol che stanno usando la gente? Tempismo strano per un circo. L'esercito lassù si sta avvicinando. Vorrei entrare. Pure io vorrei votare questo. Perché c'è un gol che stanno usando la gente, infatti? Oh, this is Benjamin. Say hi, Benji. Me! Carne. No, vabbè. Non fanno fuggire i clienti. Can't be too careful. Ah, crudeli assassini. But enough of this. The circus is a place of joy and distraction, so come inside and forget your worries. Okay. Chiude gli assassini. Ma io intanto faccio F5 e poi dico d'accordo, vorrei entrare. Not a problem, dear patron. Benji just has to check if you're pericoloso amici. Benji? Paura per questo circo, però. Ora poi ce lo guardiamo. Perché forse ci abbiamo i girini dentro. Ah, che facciamo? Società, possiamo trovare un accordo, i soldi. Intimidire, non siamo bravi in intimidire. Persuasione più 4. Non sono una minaccia né per voi né per i clienti del circo, lo giuro. Ladro inganno. Per la verità, mi hanno appena assunto. Faccio giocoleria con i coltelli. Quindi o l'uno o il 2. Votate. Votate, votate. Come al solito c'è un pareggio. Andiamo al terzo voto. Dove andrà a finire? Ecco, il ladro inganno. Va bene. Sia 10, ottimo. Direi che con 10 ce la facciamo, penso. 8, sì. I hope you're good. The red caps got a little too excited when the last one nicked himself. Chi sono sti berretti rossi? Welcome to the circus. A motley crew of misfits and morons. We're happy to have you. Ok, stiamo per entrare. Entriamo subito, vabbè, poi il resto lo facciamo dopo, presumo. Ho fatto anche esperienza. Circolo degli ultimi dì. Degli ultimi dì fa pensare che morirai, perché sono gli ultimi giorni in questo mondo, comunque. Un po' di cose. Trucchi per il camuffamento. Zara la mummia. Tanta bella gente. Votate. Non capisco cosa sta cercando di dirmi. Ma individuazione dei pensieri. Usa Lilithid, ragazzi.
Il fatto che dice individuazione dei pensieri. Perché se usa l'Illited, no. Però non dice Illited. È solo saggezza, probabilmente. No, ok. Intuizione cerca di interpretare i suoi gesti. Va bene, tutte, cioè, buono a tutte e due. Vabbè. Leggiamo i suoi pensieri, se ce lo permette. Come fa a leggere i pensieri, però? Se lo usa te lo dice, ok. Cioè, come fa a leggere i pensieri? Ho fatto 6. Come caspita ho fatto a fa 6? Cioè, a 10 c'ha... 21, vabbè. Fatica per... Fammi vedere quali colori per il viso hai. Ah, possiamo... Te possiamo comprare colori per il viso? Mamma mia, per carità. Colori per il viso? No, ma non li voglio in realtà. Vabbè. Vendi mercanzia, vendiamola comunque. Un po' di libri ho venduto. Mi ho sprecato un'ispirazione per fare con questo, va bene. Fai i colori del viso. Fred. Scummy ball bag, move! My God's to clean! Specchio su aste. Cassa del tesoro senza valore. Quanti spettacoli del baraccone ci sono qui, ragazzi? Acabi. Approach, ugly one. Oh, il contadino. Buongiorno Anasta. C'è anche il contadino. Devo prendere il zio paperone. Ok. Ecco qua. Eccomi. Cioè, sì, aspetta che qualcuno li scatta per far stare uscire. Turpe creatura, è un bel vocione, come diavolo mi hai chiamato, preparati ad attaccare. No, attaccare magari no. Votate, votate, votate. Come stai, Usum? Come diavolo... No, vabbè. 50 e 50, facciamo un bel vocione, dai. Perché come diavolo mi hai chiamato? Non è da me. Paura. Paura di sta cosa. Vincere premi 500. Buongiorno a tutti, belli e brutti. Codesta domenica siamo riuniti qui per vedere Tarvi, giocatore a giocare. Sì, siamo riuniti qua. Sembra più un funerale. Sembra Yuri. Sembra Yuri. Che genere di cose si vincono? Akabi has traveled across the plains. C'è un coso davanti, non mi fa vedere. Conquering all. Win the spoils of such conquest. Or, if luck smiles upon you, il primo premio. Win the grand prize, the jackpot. Interesting. Giochi d'azzardo, no, no. È una ruota che bisogna colpire. Qual è il primo premio? No more questions. Basta domande. Spin or don't. Basta domande. Vorrei girare la ruota. Dai, giriamo la ruota. 500 ho speso per sta ruota, non speriamo bene. Non è che forse devo tipo prima fargli qualcosa. Ma Drucci, io provenire la barba di Akabi. Il bagliore sembra lontana la ruota del primo premio. Sta imbrogliando, ragazzi. Alas! No jackpot for you, ugly one! Sta imbrogliando, vediamo che dobbiamo fare quindi. Allora, grazie, credo si giri la ruota. Ladro, bel trucco. Quello che usi per manomettere la ruota. Ma devi lavorare sulla tecnica se non vuoi che ti scoprano. Vabbè, cioè, facciamolo. Sono ladro. Ma basta che non ci attacca. I am, however, feeling gracious. So I will forget this and allow you to spin again. Aiuto. Alla seconda run, come si fa? Devo manomettere io a cosa? No, non voglio attaccarlo. Che devo fare? Giro la ruota, è inutile. Oh, giro la ruota di nuovo.
E vedo come si fa, vabbè, vediamo, dai. Nel primo premio dov'è in tutto questo? Alas! No jackpot for you, ugly one. But you may. Cioè, devo rubarglielo? La Tetaro ha fatto qualche danno nel maltempo, pure non ci è arrivato. No, c'è tanto vento, però danni sti giorni no. Grazie, credo. You are welcome, putrid one. Return again. Mi dà la barba, diceva. Stivale sinistro, elfico solitario. Mantello, quanta roba ha preso? Aspetta, c'è un po' di roba, ce l'ha data. Non ci facciamo niente con questo. Mantello antipioggia. Proprio inutile. Allora, ma quando si possono riscattare l'opening sortaro? Quando tipo gioco a Fall Guys o giochi poche volte. Metto le opening anime, sì. Bella The Ring, però fanno le belle The Ring. Vi ricordo che martedì sera, lo dico anche a Peppo, a Uso, per i 2 anni del canale giocheremo a Fall Guys. Poi lo scrivo anche sul gruppo. Mi raccomando, siateci, scaricate il gioco. A tutti quanti chi vuole giocare. Venite, venite. Allora, quindi, provo a rubare. Allora, benvenuto Slowly, benvenuto. Come ci hai trovato, caro? O benvenuta? Dica, dica. Allora, intanto, scusate, F5. Provo a rendermi invisibile, perché io ho pure l'invisibilità. Pum. Svuota task, devo andare in nascondi, devo andare così. Ok. Svuota task. Ok, anello di mano magica, trucchetto, ok. Potrei usare anche mano magica io, che ci penso, però. Vado ru. Ok, ruba. 1200 non è male. Sai, 19, sì. Ah, l'invisibilità è finita, ok. Dunque abbiamo rubato l'anello, se non sbaglio. Ok. Che cadono, ci sono uscito 4 anni fa, per messo fai, torni su farm. Martedì ritornerai, usi, giocherai con me, magari viene pure Yuri. Non è male come cosa. È in tasca i tuoi soldi che ti ha truffato, sì, infatti. Sarebbe da ripigliarli. Comunque adesso non ce l'ha più la cosa, quindi posso fare, ora che non c'ha più... La Ezel c'ha mano magica. Posso usarla su questa cosa, no? C'è ancora il signor Slowly. Se ci riparlo, ma non c'è più l'armatura. L'anello. You failed to win the grand prize, but fear not, grotesque. L'ultimo premio che ho vinto era pura spazzatura. Gabby ti compatisce. The spongy mortal returns. Spin the wheel. Come me lo devo conquistare, però? Cioè, esce proprio martedì. Incredibile. Grazie, tu fai sempre questo. Una canta in terra e si ruppe cervelletto. Come lo devo conquistare il primo premio? Cioè adesso è un po' imbrogliarmi, no? Cioè mi muoio, giusto. Ecco il primo premio. Devo conquistare, eh. Andato subito al primo premio. È imbrogliato. No. Non so di che diavolo stai parlando. Come ci si sente perdente? Che mettiamo, ragazzi? No, ma non vorrei triggerarlo, sinceramente. Non so di che diavolo stai parlando. Devi fare finta di nulla, sennò si triggera. Votate, votate, votate. Liar! Liar! Enjoy the jackpot, muley cart! Oddio. Oddio. Damn that guinea. Where am I? Dove siamo finiti? Nel nulla! Aiuto, ma solo io ci sono? Gli altri? Oddio, 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 oddio. Non me l'aspettavo, che ecco. Aiuto. Dove sono gli altri?
Non fanno nulla. Non possiamo parlare un attimo di... Dove è finito il mio amore? È chiusa, basta, niente. Auguri, auguri, grazie. Lì c'è un portale laggiù. Però esploriamo prima, ritroviamo qualcosa di... Secondo me non dovremmo attaccare... Questo è il livello 10? No, no, aspetta, aspetta. L'invisibilità l'ho pure usata, mo l'invisibilità, aiuto. Non ti far vedere la vista. Io provo a... Non mi ha visto. Hai la pozione volendo di invisibilità? Ritirata rapida. Mi devo andare di là. Sto sbagliando un pochino. Scheletro, ecco. Un po' di oro. Qui non posso manco volare, non posso... pergamene, c'ho... Tipo... C'ho volare... C'ho volare, raga. C'ho anche l'invisibilità, sì. C'ho anche invisibilità, volendo. Cosa è meglio, volare o invisibilità, ragazzi? Volare mi farebbe andare subito... Ah, dove vado qua? Aspetta. Potrei anche saltare una cosa e l'altra e ce la faccio. Ah, no, ce la faccio, non fammi beccare, dai. No, 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 no. Oddio. Ti è, beccate questo. Oddio. Meno 4, non fa niente. Buttati, è morbido. Ah, 1, va bene. Questo è meno, lo prendiamo. Forziere dipinto, mi piace. Scassina. 20, aia. Dai, dai, dai. 14, ce la faccio, ce la faccio. 25. Buono. Guarda qua. Nirun. Concessione dello zaffiro. Dove essere stato lanciato quest'arma, ritorno a te. Questo è per Gale. Quando viene lanciata crea un'esplosione che infligge un velo del vento, e poi quest'arma ottiene un bonus di più 3 metri. Goditi il premio, è vero. Questo qui lo do a Gale, a chi lo do questo qua? Leggendario addirittura. O metto a lui, a chi lo posso dare? Bentornato Rob della padelata. Tanto ho preso il premio. Ho poi preso il premio, meglio di così. Dal bagno siamo usciti. Dalla latrina. Dove stanno gli altri amici? Congiungiamoci. Molti qua stanno. Ok, è stata bella questa avventura del genio. Tanto salvo Gang. C'è un ossicino qui. Darling, we have a customer. Is your camp drab? Oh, bentornato CM, come stai? Buona domenica. Ossicino e sassolino. Una statua a mia immagine. Ossicino e sassolina, e tu chi saresti? La mogliettina? Ah, questa è la mogliettina, che bella. Questo è uno spettacolo. È molto grande, sì, la trovo magnifica. Ha scelto proprio me. Immagino. Vorrei una statua che mi raffiguri per il mio accampamento. 5.000? Io faccio le peculiare. Ma come peculiare? Guarda la tua. Vale la pena 5.000, ragazzi? Lasciamo perdere, mostriamo cosa è in vendita.
Cioè, vale la pena, la statua fa qualche bonus a sto gioco, appena statua. La roba che c'ha, diamante, cose. Olio di basilico. Grazie per l'SOCM. Vabbè, io in massimo vi posso vendere un po' di roba. Un coltello di ghiaccio, di pietro. Nube di nebbia. Non so cosa vi posso vendere sta roba. Questa. Lingotto di bronzo. L'ottopazio. Tutti gli oggetti inutili che mi hanno dato nel corso degli eventi. Strano frammento d'ambra, ho paura che potrebbe servirmi, non lo so. Frammento di florite viola. Una freccia, buffo. Calice, cosa. Bambolotto di orso gufo, non so se può servire. Commercia. Ah, ma ha fatto baratta, non mi dico. Come faccio a vendergli sta roba? Bilancia offerta, ok, baratta. Perfetto, posto. Nothing caught your eye? I shan't tell my wife. Ho venduto la roba. She'd be most upset. Non li ho 5.000, ok, perfetto. Già lo sai che non li ho. Parlo con Sassolina, vediamo che dice. Mamma mia. La moglie questa. Vabbè, di poche parole. Con Fred abbiamo parlato, con Paramidius no. La megera, ma chi la strega che abbiamo fatto fuori? La sua puzza mi manca, va bene. Ciao Drago, onesso anche a Drago, come stai? Confetto vende cosazze buone, confetto. Tutti i venditori a sto circo, vuoi un dolciazzo? I has lots of treatos and magics and junks I find. Ah, i mortazzi. ai cadaveri ruba roba. I only takes junks from dead people. I is nice. Lo guardiamo proprio assonnati, già sto stufato. Paladino, depreda le tombe è un atto blasfemo e ti fa anche puzzare. Fammi vedere quello che offri, depredi spesso i cadaveri? No, meglio fare il paladino, depredi spesso i cadaveri? Spessissimissimo. Le bestiazze. Il bazza bello. Vabbè, almeno onesto. Fammi vedere quello. Io ho paura che se gli prendo qualcosa a questo, perché sono paladino, me. Un sacchissimo di robazza col tuo nome sopra. Un bel nome confetto per questo, comunque. C'è niente. Niente che mi interessi veramente. Massimo gli vendo qualcosa di inutile che ho io. Tiè, questo libro, biglietto, collana, questo. Questo. Armi inutili. Tieni, ti do tutto quanto, quello che vuoi. Tiè. Ma mandate i soldi in cambio, sì. Io sto a vendere la roba. Ventre di nanna arrostito. Ok, me la sta dando, ok. Come procede? Bene. Non ci lamentiamo. Siamo all'ultimo atto del gioco, siamo arrivati. Siamo in un circo strampalato, siamo entrati. E tutte persone un po' particolari ci stanno. Cancello di ferro, ci andiamo all'ultimo. Finiamo di fare il giretto tra sti pazzi. Qui c'è uno scheletro. Lucretia. Questa è cattiva, già si vede da lontano che è cattiva questa. Lucrescia. Lucille! It's Pose Grapevine! Then pivot step. Jacob, you have the grace of my great grandmother's missing leg. And Boris. Che tipo Boris, questo? Put some sensuality into those lovely hip bones. I know you have it in you. Anzi, Paperone, siamo anche togliere. Siamo al circo, c'è la donna cannone. No, c'è l'uomo travestito a quanto ora. C'è l'uomo travestito, si vede. Vine, si è abbonato. Ma come? Com'è possibile? Mi fate l'SO a Pine, fuori. È
la padrona del circo. Ah, ok, no, ho capito. Infatti è abbastanza ben caratterizzata. Votate intanto. Ah, vai, una cosa debbo questo abbonamento improvviso. Cosa ti ha triggerato? Beyond the Seven Circle. Non so cosa sia, devo venire a vedere. Stanno provando un numero. E Boris mette in potenzialità, ok. We are decades from that. I hope they could open for dribbles. Not that my star needs the support. But at this rate, who knows? Cioè, confermate che questa non è una donna e sembra un travestito. O so io che ho dei problemi. Bene, grazie a Vine per la sub. Procede bene, siamo all'ultimo atto. Non so quanto duri. Tutti vorrebbero il nostro protagonista, però. Così sembrerebbe, sì. Finito? La chiacchierata? Vabbè. Boris, Jacob, Lucille. Cioè, quindi questo è tipo una necromante. È tipo necromante questo. Questa c'ha lo Sbarabaus. Che è lo Sbarabaus. Forse non colgo la citazione. Che è lo Sbarabaus. Sta cosa ha speso per un secondo. Ho detto che non. Non lo so come definirla. C'ha la sorpresa. Ah, ok. Non è offensiva, è che sembra, poi magari so io che sto un po', però sembrerebbe effettivamente. Manifesto del circo. Poi ognuno c'ha i suoi gusti. Mi sbarella. Cioè non posso manco dire, non so ragazzi, è offensivo dire a una persona che effettivamente è quello, dire che è quello. Non lo so, ormai non ci capisco più niente con, come si chiama, con... non mi viene la parola. No, non è offensivo, ok. Non lo so. Che ormai sapete che il mondo sta girando un po'. Non si può più dire nulla. Qui comunque posso scassinare, penso, comunque qua. Non mi viene la parola. Come si dice quando una cosa politically correct? Non lo so. Ho letto i Deki la funambula, il mio moderatore, non mi fa. Politicamente corretto. Devi stare attento a tutto quanto, no? A quello che dici. Che qualcuno si potrebbe offendere inavvertitamente. Viola Silvertongue. Viola Silvertongue. Esatto. Andiamo a seguire il buon Pine, ragazzi, seguitevi a Pine, Peppo, Two Faces, Johnny, seguitevi. Calliope Blinsdorf. L'era dei Filos. Oh, Mazzingone, seguite anche il buon Mazzingone, per favore. Che devo fare qui? Cassa di verdure, posso rubare un po' di angurie? Non ho niente, però. Seguitevi tutti. No, non volevo prendere il bidone di latte, che ci faccio? No, via il bidone. Pesa pure un sacco, lascio oggetto subito. Assolutamente non lo voglio. Il circo lo sto visitando un po' tu. Prima di andare a scassinare cose, vorrei un attimo. Zetino. Questa è cattiva, livello 12, tutrice dell'amore. Buongiorno caro Ace, un SO anche a Ace. Ragazzi, fate un po' di la fiera degli SO, siete tanti streamer. Sì, cioè la fiera dello scambio follow più che altro. Zetino, è una donna per essere Zetino questa. Fino ad ora, ha trovato me, ha trovato la pace questa. Prego. Endless and deep, but also devotion. Sono innamorato di cuore oscuro, sì. Blazing like the sun. You're in love. Siamo tornati alle 9:30, già stavamo tornati. Bellissimo comunque ieri il concerto, molto bello. Mi sa che pure oggi lo rifanno alle 18 in streaming pure. Allora ti consiglio di vederlo. Vi metto il nome e lo cercate su Google.
Era tutto gratis, concerto, palazzo dello sport, 11.500 persone, tutto pieno. Bello, bello, bello. Lo potete vedere anche in streaming, se cercate su Google lo trovate, penso. Poi in caso mi scrivete in privato, se non lo trovate. I tuoi occhi stira, sembra un dolore profondo e infinito, manca una devozione splendente come il sole. Sì, sono innamorato di una persona che mi è molto vicina in realtà. Non ho tempo per l'amore. Se io dico non ho tempo per l'amore davanti a cuore oscuro, che succede? Hai visto? Ah, quella che ho messo io. Molto saggio da metterlo. È molto saggio, anche perché se non la mettete te spezza in due cuore oscuro. L'amore fa male, sì. Stira. I pray you wield all truth, porta una persona che ami, guardo nei vostri occhi e scoprirò se il vostro amore è eterno o eternamente impossibile. Paura. Ho paura di quella che vuole questo. Vabbè, proviamoci. Sembra magico, mi dici che io... Come se mi servisse una triade per sapere cosa provo. Vabbè, vogliamo farla sta cosa? Mettiamo cuore oscuro? O diciamo lezza e lo si ammazzano tra di loro? Sì, dai, dai un'occhiata, sì. Alle 18 inizia. Ma parte anche prima. Ieri, per esempio, c'era un chitarrista alle 5 e mezza, ma bravissimo. Cioè, anzi, cioè, aveva avuto 70 anni e ha fatto dei pezzi, dei numeri con la chitarra assurdi. Solo scelte, ok, Ale, ok. Lascio l'urk. Grazie, Peppe, grazie per il l'urk. Chi è che vuole far provare? Chi è che vuole terminare la conversazione? Cioè, vuol dire che forse è pericolosa questa conversazione se qualcuno ha messo termine. Beh, io ci provo, giusto per... Va bene, va bene. Aiuta il buon Pep a diventare un grande streamer. Vabbè, vado con cuore oscuro, c'è il 50%. Ma non farà, credo. Smetti in imbarazzo. Vedi. Pare ci sta sposa. Close your eyes, little ones. Be still as stone to earth. And remember to breathe. Paura per noi. Aiuto. Chissà che sta facendo, sta combinando. Una visione. Dove siamo finiti? Ci sta la terza incomoda. Sto tronco in mezzo non mi ha raccontato giusto. Grazie, Mazingo. An endless storm surges behind sharp eyes. Listen. Think. From where does Shadowheart draw comfort on a cold? Che provi di bello, Mazingo. Ah, io devo dire io, cuore oscuro, quando la notte è fredda e buia, cosa trae conforto? Una buona compagnia, un vino di annata ancora migliore, sì, perché l'abbiamo fatto, quindi... Sì, penso che sia questo. Well put. Though I'll forgive a middling wine, so long as the company makes up the difference. Ci avviciniamo, ci fermiamo, naturalmente. Hear how your bond thrums with pleasure. Mi risponde bene alle domande. Vital, pulsing with affection. The heart craves comfort, but needs respect. How does one earn the dark-haired maiden's respect? Capelli scuri. Brunello, sei arrivato al momento giusto. Poi capelli scuri cosa? Cioè, siete diventati bianchi. No, cosa ho letto? Aspetta, c'è scritto scorreggiando. Scorreggiandosi se lui niva, ma scherzi. Ok. Ah, ragazzi, posso stare un altro pochino, eh? Un attimo solo, devo dire una cosa all'Lidietta, che c'è un appuntamento. Un attimo solo, vengo subito. Intanto Brunello intrattieni la chat. E votate. Tutti diversi i voti, ovviamente.
Scusate, scusate, eccomi. Eccomi, eccomi. Ecco. SO pioggia di SO scazzottata, in che senso? Allora, che cioè sta trattando gli animali con gentilezza, cuore oscuro, con commenti sagaci e sentenziosi. Come si guadagna il rispetto la vergine con la discrezione. Ah, sicuramente non è il quarto. La 4 è terribile, infatti. Però aspettate, devo mettermi la sveglia perché posso finire un po' più tardi, per mezzogiorno e 40 finisco la live, ragazzi. C'è ancora mezz'oretta, dai. Vuole giocare contro Metaro, ma non ho capito dove. Non lo so. A Fall Guys martedì per i 2 anni del canale. Brunello, martedì sera per i 2 anni del canale Fall Guys, mi raccomando. Poi lo scrivo sul gruppo. Real Life, sì, ci ammazziamo. Raga, non mi ricordo cuore oscuro. Cuore oscuro, sicuramente uno scoreggio si sono uniti. Sagaci e tengono sentenziosi, boh. Gli animali con gentilezza tratta cuore oscuro. Con la discrezione. Come si guadagna il rispetto? Vabbè, io metto questo perché l'avevo data, però mica lo so. Approva. Approva, ha detto. Ok, posso andare avanti, vabbè. Andava bene. Stavo a metà del percorso. There is hollowness between you. Something brittle and strained. We must dig. Ma questa che è Dottor Stranamore, no? Capito. Grasp the pain hiding within. Shame sits in the soul of all. To tame it, we must name it. La sua vergogna è più profonda, oddio. No, ma finito. What is her deepest shame? No, ci sto provando. No, stiamo parlando con cuore oscuro. Lei è solo un tramite per arrivare al nostro legame profondo. Qual è la sua vergogna più profonda? I capelli. Non sa chi sia né quale sia il suo posto. Questo. Jazz, bentornato, come stai? Dai che da oggi. No, Jazz, no, non scrivete queste cose. Sembri un po' Brunello a scrivere queste cose. Vabbè, è questa, presumo. Che non sa nuotare, che c'è il frutto del diavolo di One Piece. Penso che la prima. Dile che sei il giardiniere e credi di avere una bella dosata. No, vabbè, raga, vabbè. Tanni i nostri moderatori. Scusa, Jazz, i nostri moderatori, i doppi sensi, non da regolamento li devono censurare, però vabbè, non ti preoccupare. Allora. Ok, oh, che è successo? Quanti ne state eliminando? Aiuto. Cosa stai facendo? Allora. Vabbè, questo. Ma hai ragione. Infatti ho paura di come va a finire sto giochetto. Jazz, come stai? Scrivimi ancora, ti prego. Si avvicina anche lei, perfetto. Non era proprio un doppio senso, era esplicito. Guarda che sorriso io. Parli tu. Ecco contadino, proprio sulla stessa via. Detto, parla a Brunello che a volte dice certe cose. No, sta eliminando tutto, aiuto. Contadino, non fare come me. Vedete che succede? Inizia uno. Oddio. Che è successo? Scusate, fermi un attimo, è questa. Aiuto. Dove? No. Quindi è lei. È una delle tre nemici. Aiuto. Aiuto. Ma già se non scrive più. When you find the lordling, tell him Oren is watching. Sta disgraziata. Oppure il teletrasporto, cioè. So Oren is a shapeshifter. Una muta forma, è come Mistica degli X-Men, hanno preso ispirazione, altro che ispirazione noi. Vita sua, sì. Tutti hanno preso ispirazione a sta cosa. Non so che dire, ho pura acidità.
macita il stomaco. Comunque sto bene, grazie. Vabbè, sono contento già. La mezza vampira. No, per me è mistica di X-Men, presa pari pari. Allora, ci ha affrontato sotto mentite spoglie Orin, che è questa mutaforma. Poi si è teletrasportata via. Dovremmo continuare a cercare indizi sulla base operativa. Se un omicidio più turbo, questo è un buon punto di partenza. Intanto c'è una balita. Ah, è una balita. Sei una servitrice di Bal, questa disgraziata. Ok. Prenditi un Malox. T'ho spiegato, sì. Beh, andiamo avanti. Abbiamo trovato la tizia, era lei. Sotto forma di druido. Comunque il nostro amore è cresciuto nonostante quella. Glinzo il trapezista. Dribbles. Dove sta Dribbles? Chi è Dribbles? Medrash. Non adesso. Dove si sta esibendo Dribbles in tutto questo? Fyodor. No. Perché non si... Cosa c'è lì dietro? Non ho ancora detto nulla. Che fastidio questo. Quasi quasi mi divento invisibile per passare dietro a questo qui. Quasi quasi. Che dite? Potrei anche farlo. Chi me lo impedisce? Mi pare che qualcuno c'aveva tipo un'invisibilità in più. Forse è rimasta... È rimasta Karlak. Vabbè, lo userò. Oppure puoi fare il giro. E facciamo il giro, allora. A Dribbles quando si presenta, eventualmente. Correte, ciurma. Allegra brigata quando corriamo. Baffi d'ombra. Baffi d'ombra, non c'ho a parlare con gli animali, purtroppo. Mamma mia, questa c'ha voglia di mangiare la folla. Dottore, cosa per pranzo? Gnocchi, ragù di cinghiale e funghi pradaioli. Buono, mamma mia, contadino, sempre roba buona. E da mangiare oggi in realtà non lo so. Non lo so. Perché mi sa che ha cambiato idea Lidietta. Forum è tenuto la sua attenzione. Ma un rumore che non porti alla nostra morte, magari. Contadino, gente, sì. Ce la faccio, 3-3. Dammi 3. No. Infatti, tutte case del contadino. E lui è andato a trovare il contadino, no? C'è l'agriturismo. Non so se vale la pena. 18 che abbiamo fatto, vai. Odio e violenza. Vabbè, tutta sta fatica. Uccide la prima opportunità. L'altro indica, certo, di che la serratura della gabbia sia sicura. Ok. Mettiamo in sicurezza la gabbia, va bene. Meno 15, 19. 20, perfetto. Io magno, te lo dico, Brunello. Giusto, poi sei anche un buon vinello. Per Brunello. Ok, incastriamo la serratura. Siamo ladri. Infila un vecchio rimaldello rotto nella toppa della chiave, bloccando la serratura. Ecco, rimani là, bello. Ok, oh, non siete niente. Abbiamo fatto una cosa buona, perché se no scapperà una fight, scapperà. È buono che rimanga là dentro. Asumi, becca. Hey, maybe stay clear of the beasties. One of them is near Rabbit and the other is looking at us. Appunto. Chi è Baghera? Produco la passerina, è un vino delle mie zone GP. Quante cose produce Usu? Un stupido gatto che te la fa fuori. Keren. Salvataggio automatico. Attenzione. Ragazzi. Darò libera la bestia. No, quella vuole far fuori tutti. Che libera la bestia. Dai. Torneo di Dildo for Live in corso. Che voce sta Keren. Un po' bassina. Ah, c'è anche Vermiglio qui. No. Ecco qua.
Io purtroppo questo mi sono mezzo spoilerato sta cosa da un altro stream. Buddy the dog is my very best friend. Do you know why? Amicone, guarda che faccia. Because with him anything is possible. Eccolo dribbles. Can we not find a more pleasant amusement? Gouging out our own eyeballs, perhaps? Did you hear about the scarecrow who lost the Joker qua. Sai quando è che i spaventapasseri perdono le risse? Che facciamo, ragazzi? Limite di osservare. Sei proprio un pagliaccio. Che spaventapasseri. Buh, scendi dal palco. Balduriano, rilassi, ricordi lo spettacolo. Questo è un secolo. L'ultima volta che hai visto Dribbles andare in scena. Votate, votate, ragazzi. Votare, votare. Controllo le notifiche. Tutti il quarto. Ok. Sagna, quindi se vi abbandono sai perché, va bene. Ma c'è un cameo del Joker, sì, probabilmente. He got the stuff in, kicked out of him. Wahey! Oh, you're all such good friends. Ah, di già. Lo spettacolo sì, divertente. I have to go. Se insistete. Benvenuto Pepe Q17. Come ci hai trovato, caro Pepe? Oh, cara. Dicci, dicci. Un trucchetto di magia. Sei un volontario nel riacciaio. Paura. Chi andrà? Mamma mia, già che ci guarda male, raga. Paura, raga. Vuoi farci salire a noi? Vabbè, andiamo. Benvenuta, caro Pepe. Andiamo e benvenuta a Pepe, per favore. Andiamo e benvenuto. Ladro intuizione. Questo pagliaccio ti guarda in modo strano. Qual è il suo problema? Sicuro faccio questo. Vicino al palco intendi fare? Amico con lo scuro, sono assistente un più brava. Leggere, avanti, sali. Beh, io farei ladro intuizione. Cioè, c'è vantaggio pure. Meglio di così. No, che avvicinati al palco. No, ma questo qui. Sono un ladro, sono intuitivo. 25. Ce la farò mai. Come faccio a fare 25? Dai. Devo fare 20 o 19 almeno. Ce la farò mai. Bravo, Two Faces. Ce la farò mai. 22, raga. Io ci riprovo. Ci riprovo. Un bel successo critico. 19 o 20, dai. Con due dadi. Ci riprovo, ci riprovo. Un altro, un altro. Dai. 20, alla faccia tua, Brunello. Successo critico. Alla faccia tua, chi non crede nelle possibilità, nelle statistiche. Pepe, come ci hai trovato? Dicci, dicci di più. È una trappola. Una trappolina. Come now! Don't be a cowardly conny! Che è servito supera sta prova se poi tanto. Che faccia? Tagli una torta in faccia, sì, infatti. Now, up, up, double sharp, or poor buddy here. Beh, think you don't like amicone, it. Proprio così sicuro. Mi dà così tanta sicurezza. Incrocia le braccia e guardalo male. Avvicina al palco con cautela tenendo gli occhi aperti. No, posso anche dirgli no. Che facciamo? Incrocia le braccia e guardalo male. Avvicina al palco con cautela tenendo gli occhi aperti. Potrebbe anche essere questa un'opzione, eh? Perché questa, secondo me, tenendo gli occhi aperti, l'ha sbloccata grazie al tiro buono che abbiamo fatto. Che qua, che attacca così all'improvviso. No, Brunello, no. Fare questo, il primo, l'ho anche votato Brunello, quindi. A round of applause for the stalwart heart. Povero, povero Taron. Now, I always tell children that they're special. That each and every one of them is unique. You notice the clown reaching for something behind his Che sarà mai, la schiena. What makes you special?
Cosa che mi rende speciale? Attacca. Votate, votate. Un cervello piuttosto singolare. Mia forza. Sì. Ostacolare. Mi sono gentile a tutte le persone che incontro. Il coraggio. Faccio anche le cose che ho paura di fare. Boh. Votate. Non lo attaccherei subito, ma quasi. Che mettiamo? Viva il mini Lucio Battisti biondo, sì. Di solito lo chiamano Senbise Genji o quello di Game of Thrones. Tu sei il primo che lo chiama Lucio Battisti, mini Lucio Battisti biondo. Attenzione, abbiamo un pareggio tra attacca, cervello piuttosto singolare. Sono gentile persone che incontro. Io farei... Ok, no, attenzione, va... State votando per attacca? Però non è un po' troppo presto. Vorrei aspettare un attimo. Ti hanno fatto attaccare. No, non è da me. In tre avete votato non attaccare, ma tre cose diverse. Io farei il secondo, però. Bah. Tutti approvano, perfetto. Tutti approvano. Visto, ho pure aumentato la reazione con i miei amici. Mamma mia, davanti a tutti, perché? Why? È un messaggio. Mamma mia, ora è spaventatissimo. L'odio all'assoluta. Percezione. Meno male. Ok, inizia la fight. Vabbè, però ho preso anche l'ispirazione per aver fatto sta cosa. Ahia, mi stanno dando le botte. Oh, oh, un attimo, frastornato. Meno male che abbiamo chiuso. Non abbiamo chiuso a questo, regà, non abbiamo chiuso. Stupido, perché non l'ho fatto in tempo, perché... No, perché è partito... Oddio, che è? Oh. Oh. Che è sta cosa improvvisa? Quinton, mi hanno ammazzato Quinton, così. Morslem. Colpo di scudo subito. Non so cosa gli fa. Questo è il nostro alleato, penso, perché... Siamo frastornati. Quanto vince sempre in quel modo, tanto vuole essere lì. Sì, sì, infatti. E ok, abbiamo chiuso la gabbia alla bestia nera e quindi non è uscita, fortunatamente. Una cosa in meno. Allora, quindi siamo qui. Siamo però frastornati. Che posso usare? Immondi e non morti... Adesso chiunque vince un attacco in mischia. Insomma, a me stesso non posso farlo questo, purtroppo. Ok. E niente, non posso fare attacco di nascosto. Evoca noi, che combatte al mio fianco. Vai. Evochiamolo. Bello. Ma chi sta attaccando? Oh, perché è andato laggiù? Regà, questo deve attaccare. Ma che è stupido. Ma che ha fatto? Non ho capito che è successo, raga. Scatto. Riavviciniamoci. Tanto no. Vabbè, buttiamoci da qua. Bisogna curasse, però. Allora, questa ammazziamola. C'è anche l'animale qui che ci farà tanto malino, secondo me. Vai, togli l'arma. Spaventato, perfetto. Abbiamo spaventato. Questa è già morta, ma non lo sa. Colpo di pomolo. Quanto rimane? 9. Formazione bonus. No, fallimento critico. No, 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 no. Non sbagliamo, ragazzi. Ok. Uno è meno. Uno è meno. Doppelganger lo si chiamava. Chiave delle bestie. Regà, aspetta, 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 aspetta. Posso chiuderla? C'è la chiave delle bestie. Magari possiamo lasciarlo lì. Boh, non lo so, Spento, mi sono messi ad ammazzare sti puracci. Ne sono disgraziati proprio. Farfalle del chiaro di luna. Colpisce un nemico evocando uno sciame illusorio di farfalle che luna ne fornisco vantaggi e attacchi contro il bersaglio. Ma io ho qui una marea di roba da usare. Da raggio è palla di fuoco. Ah, palla di fuoco e su più nemici, ma ce ne sta solo uno. Quindi faccio un bel fulminaccio di livello 4 su questo qui. 30. Bravo Gale. Termina turno. Ciao Mazingone. Grazie per la compagnia, per il lurk.
Ma c'è il nostro noi. Scarica sinaptica. Mette un'onda di energia telepatica. Divorare il cervello. Congedare. Proviamo questo. 20% soltanto. Mancato, ovviamente. Salta via, salta via. È stato un po' inutile, però va bene. Questo mi sputa. Allora, cuore oscuro. Io devo andare a curare il mio amato qui. Come faccio? Dobbiamo prima fare fuori questo. Buona cucina e buon pranzo, caro. Grazie per essere passato. Colpo divino radioso. Pialo però. Manca sempre, signore mio, cuore oscuro. Sei un po' inutile, diciamolo. Ma attacca pure, fa pure male. Mancato, bravissimo. Avviciniamoci in modo che ci curiamo un po' tutti. Ok, è andata bene. Almeno la cura è andata bene. Questo mi sta a far male a me. Mancato, perfetto. Quante mosse c'ha questo? Basta. Indomito. Ok. No, povero noi. Mi siamo ancora storditi. Però questo dobbiamo fare fuori assolutamente. Questo dobbiamo farlo fuori assolutamente. Allora, c'ho varie cosine potrei mettere. Punizione divina. Però farò colpo perforante e ferite aperte. Non lo fa. Preparazione di stanza. Spendi. Non ho capito. Ah, eccolo. Tiro perforante. 50%. Dai. Oh, ferite aperte. Ottimo. Godo. Mo salto pure qua. Gli faccio pure l'attacco. Ok. 70%. Vai. Ottimo. Rimane solo 23 di vita. Vai. Proseguiamo. Questo dobbiamo ammazzarlo però sto vermiglio, mi sa. Mamma, 32 gli ho tolto, regà. 32. Tantissimo. Mancato, ecco, mi sembrava strano. Ok. E questo abbiamo fatto fuori. Ora camminiamo. Ok. Il buon Gale contro questo Ghoul. Proviamo a usare farfalle del chiaro di luna, così a buffo. Buono, gli ha tolto qualcosina. Tocca a noi. Noi fa il graffio. Oh, sì. 16%. 50%. Intelletto divorato. Ah. Poverino. Che brutta fine. Allora. Dardo lucente. Da 3. 23. Oh, ho ammazzato. Ho 23 la... ho visto che c'era questo. Colpo di scudo. C'ha l'intelletto mangiucchiato questo. Martello da pagliaccio. Colori per il viso. Avviso del tribunale. Leggi. Fum. La vediamo in tela sede. L'arte. La passione. È apparso un circo. Offre un palcoscenico. Il tribunale sarà lì a guardare. Chissà cos'è sto tribunale. Tanto curiamo il nostro amico. Aia. Allora, chi sono rimasti in vita? Azione. Freccia. Su questo. 17. Ottimo. Non posso raggiungerlo, però abbiamo fatto fuori. Ottimo. Ma è rimasto solo il cane qua dentro. Facciamolo fuori. Ancora. Mancato. E che caspita però. Sempre a mancarlo. Allora. Diamoci la refurtiva. Non ci arrivo. Ok. E allora. Ci manca. C'ho tante di quelle cose che potrei lanciargli che non so quale iniziare. Danno rovente.
percorso è interrotto. Otto. C'è il signor Noi. Il cervello ci aiuta qua. Non si è fatto divorare il cervello. Va bene. Oh, mi fa fuori a questo? Cioè, sta resistendo un po' troppo per i miei gusti, sto tizio. Percorso è interrotto da cosa? Ci stiamo noi in mezzo, ci stiamo. Come faccio? Colpo accecante. Percorso è interrotto. Niente. Cioè, se riesce ad ammazzare questo, rimane in vita, non si sa perché. Un, rimasto solo un, il cane è rimasto. Abbiamo fatto fare tutti. Il cane. Niente. Ok, ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta. Ok, non c'è niente. Ciao. C'è quattro amici in live. Aspettate che sto qua. Ho appena fatto fuori a, al disgraziato de Fum qua. E quasi quasi. Mi fate un esso ai quattro amici in live se c'è ancora qualcuno, per favore. Faccio un bel parlare con i morti. E poi me ne devo andare via. Dove ce l'ho a parlare con i morti? Non ce l'avevo una morta. No, no, che so, devo andare via, mo. Mi senti un po' spento, vedi? Sto uscendo, sto pensando che devo uscire. Allora, ah, ok, sì. Un altro ci avevo parlato con i morti. Ed è finito. Sparito. C'era qualcun altro. Ah, ecco, no, 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 non è vero. Forse Lezal, cioè. No. Non posso parlare con i morti. Allora, io qui fila sotto. In che senso fila sotto? Aspetta, vediamo. Stavo per dire chiudo, salvo. Però mi sa che forse questo piano è stato un errore. Devo parlare con Lucrecia? Oh, dear. Screaming children and oozing corpse, and it's not even my birthday. Lucretius, ringmaster, necromancer, della notte, tutto fa questa. Oh, and wine lover extraordinaire. It's a pleasure, darling. I thought the absolute wouldn't dare. Ah, ce l'ha nel cuore, nel filo sotto, ok. Such a woeful dribbles impersonator. Why, it's downright rude. Non so se ne sei sicura. Ciao Micione, un SEO al caro Micio. Seguitevi Micio, quattro amici in live. Non c'è nessuno che fa gli SEO. Io mi sono divertita. Uccidere pagliacci è un passatempo raro quanto piacevole. Diciamo che andremo d'amore d'accordo. Bravi. Alas, I cannot afford to lose any more staff. Funerals are so very funerali diventati così costosi. I need to move the circus, but I cannot leave just yet. Not without dribbles. He was a star. Customers of every color and creed simply adored him. I need him back, and I'll shower the person who finds him in love, adoration, and adequate compensation. Cioè, forse era un sosia, dice. Io dobbiamo recuperarlo. Andrò in cerca di dribbles. Andrò in cerca di dribbles. That's the spirit, darling. And remember, vedi, tanto ci fa la ricompensa, ce la dà comunque. Good luck and thanks ever so much. La matura di Lezal ti piace? Ok. Comunque hai detto il cuore oscuro ce l'ha sotto. Parlare con i morti, fila sotto. Dove? Ah, eccolo. Parlare con i morti. Quinton Fum. Era Fum? Chi era? Ma è carbonizzato, mo. È troppo danneggiato. Parliamo con Quinton, che c'è morto così. Non risponde, ovviamente. Abbiamo troppo danneggiato Fum, mannaggia. Gloria, parliamo un attimo con questi spaventati. Ma tutto vero. Patti e Selma. Hai visto? Ragazzi, salve.